Ecco, in sintesi, come sono andate le cose? Ripercorriamo un po' la strada e aspettiamo poi il risultato del TAR che dovrebbe avvenire oggi nel primo Sì, pomeriggio. oggi in realtà l'udienza del TAR è alle 12, quindi tra qualche minuto da ora, quindi conosceremo con molta serenità l'esito della pronuncia del Tribunale amministrativo che porrà, diciamo, in maniera chiara un punto su questa vicenda e capiremo se la lista sintesi verrà ammessa o meno alla competizione elettorale alla città metropolitana. È rimasto deluso da questa situazione, Armando Neri, si poteva evitare, insomma. Ma diciamo La che politica è io, anche forma, lo sappiamo sì, benissimo. naturalmente la politica anche forma, io personalmente sono una persona molto che tende ad affrontare la vita con grande serenità e quindi leggo anche le vicende che accadono sempre con uno spirito di servizio. Non sono mai stato personalmente attaccato alle poltrone, né mai lo farò, per cui diciamo io mi sono candidato semplicemente per dare il mio contributo alla città, al comune di Reggio, se sarà possibile ovviamente anche alla città metropolitana, ma sempre in un'ottica di servizio e di impegno personale rivolto per quanto riesco e per quanto è nelle mie corde al bene comune. Per cui attendo con grande serenità l'esito di questa pronuncia stamattina. Ovviamente se dovesse andar bene sarò ben felice di poter concorrere, alle elezioni della città metropolitana, semplicemente perché ritengo che la città metropolitana sia un ente straordinariamente importante per quelle che possono essere le politiche di sviluppo da attuare per tutta l'area e quindi credo che potrei dare un contributo fattivo, così come ho fatto in questi anni di impegno al comune, anche presso quell'ente. Se così non dovesse essere, molto serenamente, ringrazio ancora i cittadini che hanno inteso darmi grande fiducia e continuerò con la stessa passione, lo stesso impegno e la stessa serenità il mio impegno a servizio del comune e della città di Reggio Calabria. Vogliamo spiegare che cosa è successo, perché è stata estromessa la lista sintesi da questa elezione, almeno in prima battuta? La lista sintesi, da ciò che si legge nel verbale dei componenti dell'ufficio elettorale che hanno determinato, questa decisione a maggioranza e non all'unanimità, e questo è giusto, diciamo, sottolinearlo, se non altro perché si tratta di un inciso anche, sottolineato dal ricorso che verrà giudicato tra pochi minuti dal TAR, è stata esclusa la lista per un problema di numero di sottoscrizioni e di interpretazioni di alcune circolari, diciamo, da parte dell'ufficio elettorale. Ovviamente nel ricorso riteniamo che l'ufficio elettorale, abbia dato un'interpretazione, diversa rispetto a quella che noi riteniamo essere corretta e quindi adesso vediamo come si determinerà il TAR su questo. Grazie.